prosegue nei lavori per la riparazione della condotta terziaria. Sono già stati effettuati i primi interventi nella zona del quartiere Lombardo, vi siete già spostati in un'altra zona della città? Sì, diciamo che i lavori del PNRR, quindi sostituzione della rete terziaria, si sono avviati a marzo e abbiamo proprio, siamo partiti diciamo dal quartiere Lombardo. In questi mesi abbiamo identificato altre zone, sempre nel quartiere Lombardo, quindi altri condomini che presto le squadre si sposteranno lì, e in altre zone diciamo più a nord, tipo via Quod Queris e tutta quella zona che in questi mesi ha sofferto di più, quindi stanno iniziando le indagini e successivamente la sostituzione della terziaria. Quindi alcuni dei disagi di questi mesi li associate alle perdite della terziaria, oltre ovviamente alla crisi idrica che c'è stata? Sì, ovviamente, soprattutto con la sostituzione della terziaria che stiamo facendo in centro città, sta venendo fuori ovviamente la condotta che è in condizioni ovviamente abbastanza critiche, quindi è ammalorata, e ovviamente anche questi problemi di pressione sicuramente saranno dovuti alla rete ammalorata, che quindi l'acqua si perde durante il tragitto. Alla fine di questi lavori avete stimato che recupererete quanta acqua? Ma questi lavori, secondo il calcolo fatto, sono circa il 15% di risorsa che viene recuperata entro il 2026. Passando invece ai pozzi, sono entrati in funzione i 3 pozzi realizzati a Briga, nonostante ancora per una questione amministrativa non ci sia la potabilità. Quanta acqua in più è entrata in rete? Sono 2 pozzi nuovi, che sono quelli di Briga, che fanno parte del progetto appunto ricerca idrica, e altri 2 pozzi esistenti che abbiamo riabilitato. Sono circa 30 litri, e ovviamente anche questo dipende sempre anche dalla falda, dall'abbassamento della falda, non sono litri costanti purtroppo per noi, e confidiamo sempre ovviamente nelle piogge, e questo ha aiutato ovviamente un po', insieme a tutti gli altri interventi che abbiamo fatto, a mitigare un po' i disagi. Resta comunque aperta la ricerca idrica e quindi l'individuazione di nuovi pozzi anche privati. Sì, ovviamente noi abbiamo già da diversi mesi avviato una campagna di ricerca pozzi, molti li abbiamo scartati perché o non potabili o non nelle condizioni di avere poi un giudizio di idoneità dell'ASP, e quindi alcuni sono stati scartati, altri li stiamo studiando, li stiamo monitorando, se ci sono nelle condizioni verranno riabilitati.